Facciamo un attimo una rivisitina, se ci sono delle cose importanti bene, anche perché per esempio lì ho trovato una... Era sopra un tetto, c'era uno scrigno con una cartolina che l'ho presa. Non so, anzi fammi vedere anche. Giusto per vedere che cacchio ho preso. Allora, 6 cartoline ci abbiamo. È semplicemente una cartolina a caso. Da mettere poi nella cassetta, nella buchetta della posta? Non ho messo mai niente nella buchetta della posta, sbaglio. Non ci ho neanche pensato. Sarà da fare. Per esempio, quella cesta lì che mi dava fastidio già dall'inizio, adesso che abbiamo preso il salto da... C'era un cacchio dentro, immaginavo. Abbiamo preso il salto da coso, quindi era possibile prenderla. Ma io qua ho sicuramente qualcos'altro da fare. Ma c'è un'altra di là. Vieni qua, piccola. Questa è importante. Questa ha qualcosa di importante dentro, sicuro. Cuccioli trovati, ok. Non so quanti cuccioli mi mancano, ma me ne mancano ancora un pochettino. Quindi pian piano anche quello. Tanto ci mancano ancora dei mondi da vedere. Sicuramente il bosco dei 100 acri lì. Sicuramente ci sono altre cose da vedere. Quindi un pochettino ancora ci manca. Guardali, 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 guardali. Quanta roba che mi mancava. Tra l'altro, perché Pippo mi ha detto... Scangammi, ok? Perché è stato Pippo a dirmi andiamo a controllare se ci sono degli altri cosi, se ci sono degli oggetti indietro. Probabilmente perché è un punto di non ritorno quello, è possibile? Raga, sto facendo delle cose in sé stanze e non capisco cosa sto facendo. Tocca. What the fuck sto... Ma che cacchio sto facendo? Ma dove sono finito? Vabbè, difesa up lì, non me ne faccio niente. Cioè, ho tirato giù un pupazzo, l'ho distrutto. Un quadro. Il bosco di Loto. Ma il bosco di Loto è quello di prima. Un trio bianco. Cacchio, questo è da ricordarselo però. Cioè che c'è uno scrigno viola, blu, che cacchio di colore è? Mi sa che è mio. Lo voglio. Vai, aggrappati. Bravissimo. Aspetta che lì poi c'è anche qualcos'altro. Porca miseria, è pieno di gente. Levatemi sta gente. Oli arco. Dai, pensavo che ci fossero dei cani dentro. Nech. Giardino del tè. Ok. Ah, un altro ingresso nel giardino del tè, però. Forse ci possiamo arrivare comunque in un modo o nell'altro. Flergami va bene. Vado anche qua sopra. Non è vero. What the fuck? La stanza bizzarra. Aspetta un attimo, io voglio però andare. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Riportatemi indietro. Riportatemi là. Devo andare là sopra io. Forza. Forza, non mi interessa. Non mi interessa. A parte che, guarda lì quanta roba c'è. Sora? No, al bosco no. Che miseria. Ma non è che era dall'altra parte? Non ci sarà niente qua. Ma perché i cuccioli sono qua? Ma che cacchio? Ma scusa. Ma non puoi! Cioè, mi fai questi scrigni stupendi, Mitril. Mi fai gli scrigni dall'altra parte, cucciolo. Bravo. In un modo o nell'altro ci arrivavo, io l'ho detto. Materia oscura, me ne serviva una. Buono. Se non posso spaccarli? No, vabbè, fa lo stesso. Va bene, abbiamo fatto qualcosa. Questo è il buon non compleanno. Quel tizio io penso di non averlo mai visto ancora. Da nessuna parte. Stavo pensando, mi manca qualcosa qua? Credo di no. L'unica roba che abbiamo da recuperare è quel trio bianco. C'è il trio bianco lì da fare. Però per adesso dobbiamo lasciarlo lì perché non ci abbiamo da farlo. Ah, guarda qua anche nella giungla che abbiamo lasciato delle robe. Naturalmente. Solo che prima non ci potevamo arrivare. Ah, tra l'altro, qua nella giungla, raga, io c'ho anche da fare un'altra cosa.
Se riesco ad arrivarci, ok. Io ho da fare quella roba con le liane, che non so se mi darà qualcosa di interessante, non credo. Però devo farla. E adesso che tipo possiamo anche planare, potrebbe non essere un problema la roba delle liane, no? Lo sarà, vero? Sì, immagino di sì. Guarda che maledetti. L'ho vista, eh. Schifosi. Si gode. Per una schifezza? Ma è naturale. Ma figurati se mi danno qualcosa di importante. Poverini. Aspetta che c'era anche qualcosa, se non mi ricordo male, qua dietro. Che non mi ricordo se c'ero già arrivato qua dietro. Credo di no. Io qua sopra non ci sono mai venuto. Quindi buono. Anche perché se ci sono anche dei cani da recuperare va bene. Cioè non mi lamento. Ci sono dei cuccioli. Permesso. Perché sono le scimmie shiny qua? Cosa vogliono? Io credo che il buco qua ci porti dove io non potevo venire prima. Aspetta, aspetta, calmo, buttarti a caso. Buono. Se non sbaglio, noi non potevamo salire lì. Non potevamo salire qua noi. Aspetta. Guarda, guarda, guarda. Ether, non so, mi sa che era di una scimmia. Noi qua non potevamo salirci, no? O sbaglio? Perché c'era appunto quel pezzo che era sopraelevato. E lì mi sa che poi siamo sotto. Permesso. Raga, dove cacchio sto andando? Lì sotto mi sa che è l'entrata. Oh, quella scimmia la vogliamo stendere? Proprio un velo. Un velo bianco. Caput. Ci sono arrivato. Dove cacchio sto andando io, raga? Che posto è questo? Salta dentro il tronco cavo per slittare sullo scivolo. Prendi tutti i frutti che trovi per strada per sbloccare differenti percorsi. Se completi tutti i percorsi avrai un regalo. Sì. Io in realtà volevo fare il minigioco della liana. Però va bene anche questo dei frutti. Dove stanno i frutti? Ah, sono questi. Ok. C'è anche Tarzan dietro comunque, mi pedina, eh. Siamo 3 su 10. 6. Tutti i frutti sono contati o... 9. Porca vacca. Fuck off. 10 presi. Mi è andato nell'Isir. Però qua finisce. Non dire il record 5 minuti, scusa un attimo. C'è un... Madonna, c'è un tiro verde qua. Bastardi. Non l'avevo visto. Stavo ricercando per fare la discesa. La discesa per, giusto anche per capire se effettivamente c'era scritto percorsi alternativi, quindi... Boh, in un modo o nell'altro. Grande cavità. Dov'è che era? No, era la grande cavità. Sì. Voglio vedere se mi dà altri percorsi da fare. Era con gli frutti. No, voglio vedere i percorsi io. Fermi tutti, raga, perché c'era il pezzo a sinistra. Allora, non ho preso i frutti. Vai a sinistra. Porca vacca. C'è il pezzo di là. Forse devo... Allora, non so se devo prendere tutti i 10 frutti o se semplicemente con i 10 frutti mi dà un coso in più. Ma là c'è un pezzo a sinistra da fare. Ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Stai sulla sinistra. Bravissimo. Ho preso anche i 10 frutti, quindi mi spetta di diritto un oggetto. E questo dove cacchio mi portano? Continua ad andare, eh? Dove cacchio stiamo andando? 20 frutti. Cosa vuol dire 20 frutti? Piano! Ma che posto è questo? Non è che tipo andiamo a finire là dove c'erano quelle cascate... Aia. Quello era un sasso. Quelle cascate che avevamo visto che ci aveva lanciato coso? La scimmia. Karchak! Kerchak! Kerchak! Come cacchio si chiama? Non mi ricordo più. Frutta. No, qua è un bordello, raga. C'era un frutto di là, mortacci mia.
Dove sto andando? Guarda Tarzan come piotta. Porca miseria, lì non mi convince. La frutta mi sa che è sempre contata, però. Perché mi sa che è perso quello. Ah, guarda che è finito il tempo là. Quindi siamo arrivati. Ma come qua? Destra, 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 l'ho visto. AP, mi ha dato una AP. L'ho visto. Ok. Abbiamo preso tutta la frutta. Ora devo capire se... Porca miseria. Se quello si poteva spaccare. Non credo però. Allora, abbiamo preso tutti i frutti di sto giro. Voglio capire se mi apre un percorso. No, non mi ha aperto un percorso alternativo. Però adesso voglio rifarlo perché devo capire se me ne apre un altro. Cioè, magari tipo una volta presi tutti i frutti ti apre un altro percorso il giro dopo. Ok, allora 20 presi. Voglio vedere un attimo quella roccia là davanti che non mi convinceva. Forse adesso si è spaccata. Si è spaccata, godo! Sinistra, via! Ok, allora funziona come dicevo. Funziona che praticamente devi prendere i semi che ti offrono. Li prendi una volta e finisci il giro. La seconda volta, se li hai presi tutti nel giro prima... Un altro! La seconda volta, se li hai presi tutti al giro prima, ti sblocca un altro percorso. Madonna, Tarzan, quanto cacchio sei alto! Ma levati, bravo, vai davanti! Ok, me ne manca sempre uno. Boom. Materia oscura, va bene. Siamo passati dal averne una ad averne tutte. Guarda qua. Quel pezzo lì a destra non mi convince. Non mi convince per niente. E adesso mi butteranno giù di sotto. E ovviamente dovrò rifar tutto. Bravo Tarzan, levati. Allora 10, siamo a 30. Fammi vedere se si sblocca la parte destra, ok. Andiamo avanti. Raga, quanto cacchio dura? Io mi sto rompendo più che altro, no? Perché sai, ogni volta da ricominciare sempre da capo. Niente, un altro ce ne va bene, 4. Ma, ok. Se vogliamo arrivare a 10, no, chiedo. No, che magari sai. Ok. Ah, non l'avevo neanche visto quello. Non vedo un cacchio, ma... Non si vede niente. Oh! Ma stavo anche lento. Ho difesa up. Guarda lì che mi chiudono la roba. Porca vacca, devo rifarlo ancora. Devo rifarlo ancora, vero? Tarzan si schianta, va bene, chi se ne frega. Allora, mi sa che devo comunque rifarlo ancora, sì. Che palle. Sì, vabbè, ma ogni volta mi fa ripartire da più lontano, però non è neanche giusto. Sinistra. Dovevo andare a sinistra? Questo è il quarto, no? Sto andando lentissimo, raga, sto rallentando. Sì. Un altro ovviamente. Con calma. Con calma. Ok. Sì, 50 presi. Dai. Bravo Tarzan, schiantati te contro le rocce. Ho scoperto che posso rallentare, raga, è una salvezza. Dove va? Sta facendo da solo. No, mi sto muovendo. Era l'ultimo? Dimmi che era l'ultimo. Dimmi che era l'ultimo, per favore. Non ne posso più. Ah, raga, l'ho rifatto ma non mi ha dato niente. Cioè, non mi ha dato possibilità di scelta. Cioè, scusa un attimo, ma io che cacchio l'ho fatto fare quel minigioco? Ma giusto per chiedere. Così. C'avevo un tre quarti d'ora da buttare. Per avere degli oggetti, poi. Cioè, il fatto è quello, perché mi ha dato semplicemente una... Boh, la materia oscura forse. La materia oscura è la cosa più grossa che mi ha dato. C'era la cosa up lì, le robe up, ma c'era un cacchio da fare. Allora, guarda qua da Aladdin già. Neanche sono entrato, ripostiglio, già c'è il trio. Perfetto. Qua ragazzi abbiamo lasciato sicuramente un po' di cose. Ho trovato anche nella giungla un trio bianco. AP up, va bene. Ma posso vedere anche quanti me ne mancano? Giusto per...
Minigiochi? Si è aggiunto minigiochi, raga. What the fuck? Tin 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 tin. Guardalo lì. Adesso che posso planare in giro. No! Ah, ok, c'ero comunque. No, maledetto. Che sti animali che ti portano giù di sotto sono degli infami. Andiamo avanti. Che qua è pieno di roba, è sicuro. Che tipo non potevo vedere prima. Guardale, 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 guardale. Sora. E però ti devi buttare giù di sotto a casa, no? Poi è anche bello perché tipo i nemici che scoppiano così con un colpo sono stupendi. Cuccioli trovati, ok. Non me ne mancano molti, eh. Ora io vorrei sapere anche un'altra cosa. Sono tutti nei mondi che abbiamo già esplorato? A spigammi. Perché non vorrei che veramente il prossimo sia l'ultimo mondo. A parte anche tutti gli scheggi in generale che avevo saltato. Guarda qua. Adesso posso prenderli. C'è un tizio? Ci pensate voi ragazzi? Gentilissimo. Cuccioli, buono. Ho saltato un po' di cose qua in realtà. Guarda, guardalo, guardalo, guarda il trio. Thank you. E se non sbaglio ce n'era un altro. Qua ne abbiamo lasciati diversi. Ma quello l'abbiamo buttato giù per qualcosa. Probabilmente un qualcosa che poi adesso andando giù di sotto ritroviamo, eh. Tanto buono così. Allora, se non sbaglio, di qua c'era la sala dei tesori. Non è vero, è quella dopo. Però tanto so che io devo andare giù di sotto. Quindi qua non c'è niente, giusto per controllare un attimo, ma buoni. Stanza del tesoro. Ma qua voglio vedere se avevano lasciato qualcosa. Anche perché poi adesso abbiamo il salto grosso. No. Abbiamo un trio rosso. Che però non posso fare perché ci sono sti tizi. Raga, sti. Boh! Io loro li meno, ma non mi droppa niente. Non capisco se fanno qualcosa. Anche perché comunque muoiono. Cioè, per essere muoiono, ma non muoiono. Trio rosso per buttare giù quello. Vabbè, sì, è exp. Soldi in realtà. Buono. Buono, buono, buono. Aspetta un attimo perché là sopra. No, non c'è più un cacchio. E qua c'era la stanza di Jafar. Trio blu. Anche questo non l'avevo preso. Infatti mi ricordavo che ce n'era un altro. E aspetta. Devo capire se quel pezzo lì è quello che abbiamo buttato giù. Tundragammi. Perché mi apre un passaggio. Stanza nascosta. Onesto. Not bad. Ah, era questa. Vabbè, posso andare ovunque adesso. Che cacchio me ne frega. Hasagami. Hasagami. Che cacchio sto trovando? Cuccioli 46, 46, 48. Ma raga, quanti cacchi di cuccioli mi mancano? Scusa un attimo per capire. Porca vacca. Stavo guardando la prima pagina e ho detto, vabbè, dai, ci siamo. No. Anche qui sotto abbiamo lasciato qualcosina. Ma tanto questa sarà roba inutile perché è un po' troppo facile da recuperare. Ok. Questo non mi convince, ma l'ho fatto comunque, va bene. Forse lì c'è da spostare qualcosa. Metto gammi. Ma mi sa che lì c'è da spostare qualcosa. Porca miseria. Non ci arriva? No. Mi sa che quello è da toccare un attimo, aspetta. Come faccio a toccarlo da lì? Forse va spostato altro. Dove va? Ah, ok. Raga, questo posto va proprio zero. Pagina strappata, buono. Ci arrivi lì? Ottimo.
con l'Anna Protera. Allora, lì possiamo andarci. Serve l'aiuto di Aladdin. Che vuol dire serve l'aiuto di Aladdin? Ah, fa la scimmia. Ah, mi ha tolto questo e penso mi abbia tolto anche quell'altro a sto punto. Va bene. Buono questo. Allora, fammi vedere se posso andare anche di qua. Sala del silenzio. Ma quante zone ci sono? Ah no, sono tornato indietro. Salone. Ok, questo è l'inizio. Andiamo giù. Voglio esplorare bene sto pezzo, raga, perché c'è un sacco di roba. Ci sono un sacco di stanze strane. C'era un'altra di quelle scimmie, mi pare, in giro. Da qualche parte. Allora, questa, sala oscura. E sala oscura è quella che dico io, sì, perché qua c'erano delle scale. Tac. Il... Perché è che sono finito? È un posto normale. Vado di qua. Sala senza fondo. Però è un altro ingresso la sala senza fondo. Allora adesso anche qua dentro la balena so come arrivare in giro. Cos'è lì? Ah, col verde forse. Spero di non dimenticarmene. Tanto vabbè, lo vediamo. In caso ne dimentico qualcuno. Io li sto facendo tutti adesso, raga. Cioè, mi sto proprio pompando a fare tutti sti giri. Perché così magari non ci torniamo più avanti. Poi magari ci dobbiamo comunque ritornare, per carità. Però se tipo riesco a togliermeli adesso, non è male. Non so dove sono finito, raga. Aiutatemi. Sono tipo nella pancia 6. Ma che cacchio ne so io? Mi sono perso. Vabbè, oh, finché ci sono degli scrigni qua, va bene, eh? Pagina strappata anche... Nice! Nice! La pancia 6 comunque. Sto girando per le pance, eh? Non vi preoccupate di me. Prima o poi arrivo da qualche parte. Guarda lì che c'è qualcosa... Fuck yeah! Guarda lì quanta gente. Levati. Levati. Levatemi quelle robe là. Quel ragno. Distruggilo. Via tutti quanti che qua c'è da aprire un po' di scrigne, eh. Qua dentro la balena abbiamo lasciato il mondo, raga. Anche perché comunque non si capiva niente già dall'inizio. E quindi è pieno di ste porte che tipo sono tutte chiuse, tutte da scoprire. Scrigni vari. Si può? Possiamo aprire il suo scrigno, grazie. Senza farlo cadere. Grazie. Che male, vai a capire, cade giù di sotto. Cuccioli, buono, va bene, tanto mi mancano. Pancia 3. Questa zona non l'avevamo vista comunque. Pancia 6, però è un'altra zona questa. E porca vacca, sono caduto. Allora, ho esplorato, penso, tutto. Porca vacca. 2, 4, 6, 7 di difficoltà questo. 6 quello. Questo cos'è? 2, 4, 6, 8 e 10? 10? Ok. Non posso andarci perché devo passare di là. 10? Non c'è un intermezzo da qualche parte? No. Non c'è un intermezzo da qualche parte. Ho capito. Va bene. Ce le teniamo da conto, eh. Posso? Posso andare. Ok. Perché c'è sta musica? Vabbè, fa lo stesso. Tra l'altro la Gamiship, raga, non l'ho modificata. Non l'ho modificata mai, tipo, vabbè, fa lo stesso. Per niente ste rocce potrei distruggere con 3 colpi in croce, ma non avendo mai modificato sta cacchia di nave, non si spacca niente. Eccolo lì. È il castello di Malefica? Ci assomiglia un po'. E anche ci assomiglia. Fortezza oscura. Fortezza oscura. E spero più che altro che possa tornare indietro.
Caspita, guardate lì, c'era tipo un... Mi mancano un po' di cose. Cioè, io tutti quei cuccioli che mi mancano non li trovo là dietro, sicuro. Io conosco questo luogo. Strano, non dovrei averlo visto mai prima, non dovrei visto prima, però sento come un calore nel mio petto. Raga, mi sa che questo è l'ultimo mondo. Ah, sarà solo la fame. No, va bene. Un attimo, un po', è sul serio. Andiamo, senti lì la musica. Posso, ah beh, in caso mi fanno anche tornare indietro.